Allora, la volta scorsa abbiamo cominciato a vedere la struttura di un inverter monofase, che è il convertitore DC a C, che poi viene utilizzato per l'alimentazione di tutta una serie di carichi in alternata e che quindi consente, partendo da una sorgente in continua, di avere verso il carico un'alimentazione in alternata. Abbiamo specificato che l'alimentazione in alternata si intende un'alimentazione con una forma d'onda di tipo alternativo a valore medio nullo, che non sarà quasi mai una sinusoide, perché la sinusoide, avere una sinusoide, comporta l'utilizzo di sistemi molto complessi che poi sono basati sui convertitori che state facendo, che hanno in uscita una serie di filtri che vanno a ripulire quella forma d'onda. Ricordate, abbiamo detto, anche generando un'onda quadra, quell'onda quadra è composta da una fondamentale, una sinusoide, che ha la frequenza appunto dell'onda quadra, e tutta una serie di armoniche. Quindi se io interpongo fra il convertitore e il carico dei filtri che mi vanno a eliminare tutte quelle armoniche, ovviamente ottengo l'uscita dal filtro una bella sinusoide. Il problema è che questi filtri hanno un costo, sono complessi anche da gestire, per cui si sfrutta, è meglio sfruttare le proprietà di tipo passa basso dei carichi stessi, che come abbiamo visto, essendo di tipo ohmico induttivo, già vanno a tagliare tutte le armoniche superiori, quindi utilizzo in molti casi questa proprietà, evito di mettere dei filtri, dei grossi filtri, o comunque se li metto, li metto su specifiche armoniche, come vedremo, per avere poi i requisiti qualitativi rispettati. Però in generale, per esempio, un motore elettrico viene alimentato con un inverter direttamente collegato ai morsetti di alimentazione, quindi l'uscita viene collegata direttamente ai morsetti di alimentazione. Abbiamo visto due strutture di inverter monofase, il mezzo ponte e il ponte. Vi ricordate, la struttura di base era costituita dal ramo, che poi è la stessa struttura che abbiamo visto anche per i convertitori DC-DC. Agli estremi di questo ramo vado a mettere il mio basso in continua, costituito da una batteria di capacità che servono a rettificare la tensione, a tenerla stabile, per cui posso immaginare che questa tensione, ad esempio VDC, considerando questo in convertitore DC a C, la tensione VDC sia una tensione stabile, non abbia delle fluttuazioni. Ovviamente tutto dipende da quanto è stabile l'alimentazione in ingresso e dal banco di condensatori che metto in ingresso. La struttura dell'inverter monofase, se ricordate, prevedeva due di questi rami collegati in questo modo. Quindi gli estremi vanno collegati al basso DC, i rami vanno sempre messi in parallelo sul basso DC e da qui praticamente derivo le cosiddette tensioni di polo, queste sono le tensioni di polo, con cui vado ad alimentare il carico. Abbiamo fatto alcune considerazioni, questo ovviamente è quello al ponte intero, quello a mezzo ponte, ricordate, aveva le due capacità, però abbiamo detto viene utilizzato esclusivamente per applicazioni in bassa potenza. L'inverter monofase che viene utilizzato è l'inverter a ponte, che poi è la struttura, la stessa struttura del convertitore DC-DC a 4 quadranti, di fatto è un inverter. E quindi andando a pilotare in croce questi quattro interruttori, ottenevo sul carico o la tensione VDC, o la tensione nulla, o la tensione meno VDC. Ovviamente andando a chiudere opportunamente gli interruttori, vado a collegare i poli o al potenziale positivo o al potenziale negativo, quindi le combinazioni che riesco a ottenere vi consentono di avere una tensione di tipo alternativo sul carico. È ovvio che questo vale nel caso di carico monofase. Nel momento in cui devo alimentare un carico trifase, come sapete, ad esempio nel suo collegamento a stella, è un qualcosa del genere. Quindi immaginiamo di dover alimentare qualsiasi carico trifase, questo può essere un carico, può essere una rete, può essere qualsiasi cosa.
Innanzitutto, perché c'è l'esigenza di utilizzare le alimentazioni di tipo trifase? Voi avete studiato, diciamo, in elettrotecnica, ma anche in tutti gli altri corsi. Io parto da circuiti in continua o circuiti in alternata. Nei circuiti in alternata si parla di circuiti monofase e di circuiti trifase. Innanzitutto, da dove nasce l'esigenza di utilizzare circuiti trifase? Perché si parla di circuiti trifase? E sono, diciamo, per un ingegnere industriale qualcosa che torna sempre, perché tutte le applicazioni di una certa potenza riguardano applicazioni di tipo trifase o polifase, quindi con più di una fase. Qual è il vantaggio di utilizzare dei sistemi trifase? Ci sono molteplici vantaggi, questo è il motivo per il quale poi si trova in tutti gli ambiti l'applicazione trifase. Però perché andarmi a complicare la vita, dover modellizzare con la trigonometria tre forme d'onda sfasate di 120 gradi sia sui motori che sulla trasmissione di energia? Perché? Quali sono i vantaggi? Per quale motivo vengono utilizzati i sistemi trifase al posto dei sistemi monofase? Quali sono i vantaggi? Qualche vantaggio ci deve stare. Se mi complico tanto la vita per utilizzare questi sistemi, il motivo ci deve essere. Quali sono i vantaggi? I costi però derivano da una semplificazione, ovviamente. La semplificazione qual è? Perché questo è meno costoso rispetto a cosa? A corrispondere alle monofasi, cioè in termini di alluminio, per esempio. Cioè? Parità di potenza, che significa? Parità di potenza sia un costo minore. Per quale motivo? È un costo, è giusto. Però per quale motivo un sistema trifase rispetto a un monofase ha un costo minore? Allora cominciamo a fare un confronto pari, nel senso che trifase rispetto a monofase, se io devo gestire centinaia di kilowatt con un trifase e con un monofase, col monofase dovrei usare un unico cavo che mi trasferisce tutta, che mi gestisce tutta la potenza, qui lo gestisco con più linee, va bene? Quindi significa che posso fare tutto con un monofase, ma dovrei utilizzare delle sezioni di cavo molto importanti, okay? Quindi il rame costa. E qual è il vantaggio? Perché a quel punto posso dire, beh, faccio tre linee monofase, quindi distribuisco su tre il carico che andrebbe su un'unica linea, quindi le tre sezioni, anziché avere un conduttore così, ho tre conduttori più piccoli. E a quel punto qual è il vantaggio di avere questo rispetto a tre linee monofase? Cioè, a quel punto il problema è, non voglio fare, non posso fare perché è difficile costruirlo, farlo, eccetera. Un cavo di una sezione così, meglio farne tre di sezione più piccola. Solo questo è il vantaggio, perché non risparmio rame, lo sto solo risparmio probabilmente in termini costruttivi, come realizzo i cavi. Ovviamente piegare un cavo, realizzare un cavo di una sezione molto massiccia è una cosa problematica. Già vedere quando si fa il cablaggio degli impianti delle automobili, dove lì stiamo a bassa tensione, alta corrente, si comincia a vedere come è complicato, immaginate di scalare in alta potenza quel problema, quindi è normale che ci sia un vantaggio. Ma il reale vantaggio economico che c'è, qual è? Io risparmio un cavo, un conduttore, perché utilizzando un sistema trifase, alla fine, rispetto al sistema monofase, dove dovrei mettere una fase e il suo ritorno, un'altra fase e il suo ritorno, un'altra fase e il suo ritorno, i ritorni, fra virgolette, li potrei mettere insieme, ok? Quindi sfruttare le tre linee e una linea di ritorno. Proprio per le proprietà di simmetria dei sistemi trifase, se il sistema è equilibrato ed è simmetrico, quindi genero io una tensione simmetrica, il carico è equilibrato, nel senso che queste sono tre impedenze uguali,
che cosa ne deriva? Ne deriva il fatto che la somma delle correnti sulle tre fasi istante per istante è uguale a zero. Quindi il quarto cavo che io dovrei utilizzare quando voglio trasferire potenza non è percorso da corrente. E questo è il vantaggio, risparmio. Un cavo che quando devo trasferire energia su lunghe distanze comincia a essere un valore economico elevatissimo. Ok, quindi il sistema trifase mi permette un risparmio rispetto a avere tre monofase che hanno ovviamente il ritorno in comune, proprio perché elimino questo cavo. Quindi ho solo, riesco a trasferire un terzo, un terzo, un terzo, sfruttando ovviamente la proprietà dei sistemi trifase e quindi annullando il conduttore di ritorno che non c'è, perché le correnti si bilanciano tutte e tre sulle tre fasi. Lo ricordate questo? No, i sistemi trifase questo non lo metto. Va bene. Primo vantaggio. Secondo vantaggio, voi avete fatto le macchine elettriche. Il campo rotante in una macchina elettrica, grazie a cosa si genera? O meglio, le macchine elettriche come funzionano? Grazie a quale principio funzionano? Parliamo delle macchine in AC ovviamente, non quelle in DC. Proprio per il fatto che alimentando con un sistema trifase, quindi con le tre forme d'onda simmetriche sfasate di 120 gradi, si crea un campo rotante al traferro. Ok? Quindi questo funzionamento da motore, alimento con un'alimentazione trifase, genero questo campo rotante, l'interazione del campo rotante con il rotore vi permette di creare coppia, di generare una coppia, un momento della coppia elettromagnetica, faccio girare il rotore. Quindi è proprio grazie al campo rotante, generato grazie a un'alimentazione tipo trifase, genero questo campo rotante che mi permette di avere coppia meccanica. Viceversa, se applico una coppia meccanica a una macchina elettrica, ai morsetti ottengo una terna, se è il caso di trifase, una alimentazione di tipo trifase, cioè funziona da generatore generando a sua volta una terna simmetrica di tensioni. Ok? Quindi alimento con la trifase, ottengo il momento della coppia. Applico una coppia, ottengo una tensione, una corrente trifase. Okay? Grazie proprio a questo principio riesco a generare il campo rotante. Vi ricordate tutta la teoria che avete fatto le macchine elettriche in AC? Si basano proprio sulla generazione di questo campo rotante. Alimento i morsetti dello statore, si genera sul rotore senza che io faccia niente, questo si fa anche nei trasformatori che sono macchine elettriche statiche, si genera questo campo rotante è quello che mi permette di generare la coppia. Quindi per questo motivo sia nelle applicazioni delle macchine elettriche, nella trasmissione di energia, l'utilizzo dei sistemi trifase ovviamente sono quelli preponderanti, soprattutto nel campo del trasferimento di potenza, quando vado a realizzare le linee di trasmissione, lì sono chilometri e chilometri di rame, il fatto di poter risparmiare, innanzitutto poter utilizzare sezioni più piccole, anziché una sezione grande, quindi dividerla su una terna di tensione, ma il fatto poi di risparmiare uno di quei conduttori che per chilometri attraversa i paesi, è un grosso risparmio, va bene? Poi questo riduce il fatto che alzo la tensione, vi ricordate, per abbassare la corrente. Quindi il sistema trifase è un sistema che noi dobbiamo prendere come riferimento, sia per le applicazioni di tipo industriale che per la gestione dei sistemi elettrici in generale, sono i sistemi preponderanti. I sistemi monofase sono quelli che caratterizzano le applicazioni in bassa potenza, quindi applicazioni di tipo domestico, civile fino a un certo punto, perché quando si sale di potenza comunque si va in ambito trifase, per cui si riesce a gestire dei carichi e un'alimentazione in monofase finché sto nell'ordine di qualche kilowatt. Quando già comincio a salire 7-10 kilowatt, comincia a convenire l'utilizzo dei sistemi trifase. Va bene? Allora, nel caso di sistema trifase, quindi ho tutta una serie di esigenze che devo poi poter soddisfare con un appropriato convertitore. Nel caso monofase abbiamo visto qual era, nel caso trifase quindi devo alimentare un sistema di questo genere. Immaginiamo che sia una terna di impedenze, collegata in questo caso a stella, che devo alimentare con delle tensioni di tipo alternativo sfasate di 120 gradi. Allora,
Il principio che utilizzo è sempre quello che deriva dall'inverter monofase. Ovviamente questo non riesce a soddisfare l'alimentazione di un carico di fase. Devo aggiungere un terzo ramo. Ricordate sempre i diodi in antiparallelo, che sono importanti soprattutto quando salgo di potenza e alimento carichi di tipo ohmico induttivo. Senza questi si è un veduto, ricordate, perché interrompo poi i correnti induttivi. Allora, a questo punto che cosa c'ho? C'ho l'inverter, questa è la struttura base di un inverter trifase, costituito da tre rami nella tipologia che abbiamo già visto per inverter monofase. Tre rami collegati in parallelo fra di loro ai morsetti più e meno della tensione in ingresso. Questi tre rami hanno poi queste tensioni qui, che sono definite le tensioni di polo A, B e C. Queste sono le tensioni di polo, vengono definite tensioni di polo. Cominciamo a fare una distinzione, perché mentre per il monofase, che io le chiamassi tensioni di polo, tensioni sul carico o tensioni quello che sia, non fa una grossa differenza. Nel caso trifase fa una differenza sostanziale, perché devo cominciare a discernere quelle che sono le tensioni nel caso, appunto, di alimentazione di carico trifase. Allora, un carico trifase a stella, la tensione che caratterizza il carico trifase a stella qual è? Quali sono le tensioni? Se io voglio dire la tensione di alimentazione di questo carico a stella, a che tipo di tensione mi devo riferire? O mi posso riferire? Mi posso riferire a due tipi di tensione. Ricordate, la tensione di fase e la tensione concatenata. La tensione di fase, ad esempio, se questa la chiamo A, questa la chiamiamo B, questa la chiamiamo C e questo lo chiamiamo N, che è il potenziale del centro stella, la tensione di fase è ad esempio la differenza di potenziale fra i punti A ed N. Va bene? Tensione di fase nel caso di collegamento a stella. Tensione concatenata invece è ad esempio la differenza di potenziale fra questi due punti, fra A e B. Quindi tensione di fase, tensione concatenata. Io queste tensioni, nel caso ad esempio ho il carico collegato a stella, io devo in qualche modo correlare la tensione di fase all'inverter. Nel caso di inverter monofase era semplice, perché vi ricordate, lo stato degli interruttori lo associavo direttamente alla tensione che agiva sul carico. Invece qui non è così diretto il collegamento fra le tensioni che agiscono sull'inverter e la tensione di fase. Le tensioni che ci sono sull'inverter quali sono? La tensione QDC, che è la differenza di potenziale fra questi due punti, e le tre tensioni di polo A, B e C. Queste tensioni di polo sono rispetto a questo riferimento, che è il negativo della tensione d'ingresso. Va bene? Quindi identifichiamo prima le tensioni, prima di fare qualsiasi collegamento tra l'inverter e il carico. Dobbiamo identificare le tensioni. Lato carico ho le tensioni di fase e le tensioni concatenate. Lato inverter, quindi le tensioni di fase sono riferite al centro stella. Lato inverter ho la tensione d'ingresso, VDC, fra questo punto e questo punto, e le tre tensioni di polo. VA, questo chiamiamolo 0, è la tensione di polo riferito al meno del basso di C. VB0 è la stessa cosa, VC0 è la stessa cosa. Ok? Attenzione, una prima considerazione. Questa non è questa. Se io prendo il centro stella come riferimento per le mie tensioni di fase, questo punto non sta allo stesso potenziale di questo. Ok? Quindi il riferimento per me dell'inverter non è lo stesso riferimento che uso per il carico nel momento in cui vado a definire la sua tensione di fase. Quindi se io vado a collegare questo punto con questo punto dicendo vabbè, io fisso, blocco i due riferimenti, creare un cortocircuito fra due punti che non sono allo stesso potenziale.
Va bene? Quindi un riferimento me lo fisso e devo essere congruente con quel riferimento. Vi ribadisco, non si tratta semplicemente di un problema analitico, qua è corrente che passa. Cioè, questo potenziale, essendo a valore diverso rispetto a questo, se io faccio, commetto l'errore di dire ma io blocco questo a questo riferimento, questi due punti si trovano a potenziale diverso, crea un cortocircuito. Va bene? Quindi non lo devo fare. Sono due punti che hanno due potenziali diversi e devono stare a potenziali diversi. Posso prendere questo come riferimento, ma a quel punto mi devo identificare qual è il valore della tensione V con N rispetto a questo riferimento, se voglio riportare tutto al riferimento dell'inverno. Va bene, questo è importante stabilirlo, perché quando poi ho un circuito, ma semplicemente un impianto, e devo andare a capire dove collegare le masse, il collegamento della massa è la cosa più delicata che dovete fare, perché se non la collegate rendete il sistema flottante. Cioè, per me questo potenziale rispetto a terra, al mio riferimento di terra, se non lo collego potrebbe avere pure 10.000 volt, e quindi se ci va un operatore si becca una tensione di 10.000 volt. Quindi il problema del collegamento a terra è importante, il riferimento in termini di tensione è altrettanto importante. Ricordate, non ha senso di parlare di tensione, ha senso parlare di differenza di potenziale, per cui quando vado a definire la tensione in un punto, ad esempio nel punto C, in realtà devo parlare di differenza di potenziale tra questo punto e il riferimento. Ok? Queste devono essere cose chiarissime, perché se non sono chiare si fanno danni. Allora, vediamo adesso come abbiamo chiarito tensioni di polo VA0, VB0, VC0, e queste tensioni di polo, sapete, sono legate direttamente allo stato degli interruttori. La tensione di polo VA0 a quanto può essere uguale? Immaginiamo di avere solo questo ramo. VA0 uguale a VDC se chiudo questo e apro questo. Questi due non si possono mai chiudere, ricordate, contemporaneamente, se no crea un cortocircuito sull'alimentazione. Cioè tutti i discorsi fatti per il monofase valgono anche per il trifase. Quindi sul primo ramo io posso chiudere questo interruttore e aprire questo. Quando chiudo l'interruttore di sopra, questo punto a che potenziale va? Se questo è chiuso e questo è aperto, questo punto a che potenziale va? Al più del bus di C, quindi significa che VA0 corrisponde proprio a VDC. Se apro questo e chiudo quello di sotto, VA0 che potenziale ha? Che tensione ha? Apro quello di sopra e chiudo quello di sotto. È zero, perché questo punto va a questo potenziale, quindi la differenza di potenziale fra questo punto e la massa, il riferimento, è zero. Ok? Quindi vedete, le tensioni di polo sono direttamente controllabili attraverso lo stato degli interruttori. Questo vale anche per VB0 e vale anche per VC0. Va bene? Quindi io riesco, attraverso il controllo di quegli interruttori, a controllare lo stato della tensione di polo. Ma la tensione di polo non è la tensione di fase, ancora li dobbiamo collegare fra di loro. È chiaro? Volete che ripeta? Se non è chiaro questo, non capite tutto quello che c'è dopo. Però non sto dicendo nulla di nuovo, sto solo andando a definire su due circuiti che al momento sono separati quali sono i riferimenti per le tensioni. Io ho battezzato tensioni di polo in questo caso e le tensioni di fase e tensioni concatenate per il carico. Colleghiamoli. Come li posso collegare? Pensando a come collego il carico in un inverter monofase, quello che posso fare, posso prendere il potenziale A e lo vado a collegare a questo potenziale. Potenziale B lo vado a collegare a questo, e C lo vado a collegare a questo. Va bene? Questo A piccolo, B piccolo, C piccolo, proprio per indicare che sono i valori potenziali che vado a collegare alle tensioni di polo. Va bene? Quindi a questo punto ho creato il collegamento elettrico tra il carico e l'inverter trifase. Va bene? Il mio obiettivo qual è? È controllare questa tensione. Quindi devo andare a stabilire
quale deve essere lo stato degli interruttori per avere una determinata tensione sul carico. Nel caso monofase era semplice perché erano direttamente legate tensione dipolo con la tensione del carico, vi ricordate? Qui invece non è così, vedete? C'ho un carico collegato a stella, in questo caso, collego i tre estremi con le tre tensioni dipolo, devo capire qual è il legame fra le tensioni dipolo, che ricordo sono le tensioni direttamente controllabili attraverso gli switch dell'inverter, devo stabilire il legame fra le tre tensioni dipolo e le tre tensioni di fase. Va bene? Posso andare avanti? Allora, a questo punto, poiché ho creato questo legame, per me questo è il riferimento, lo tengo come riferimento e diventa anche riferimento per questo. Quindi significa che tutte le tensioni le devo riferire a questo punto. Quindi significa che la mia tensione di centro stella avrà una certa, ovviamente, differenza di potenziale rispetto a questo punto O. Quindi immaginiamo che questo sia O, questa è la tensione Vn0, cioè la differenza di potenziale fra il centro stella e il mio riferimento, che è questo qui, perché abbiamo detto non sono lo stesso potenziale, non sono collegati fra loro, ok? Il collegamento fra loro c'è fra i tre estremi del carico a stella e le tre tensioni di polo, non c'è un collegamento con questo, va bene? Allora, come faccio a stabilire il legame fra le tre tensioni VAN, VCN e VBN con le tre tensioni di polo? Devo ricavare le equazioni che mi legano questa tensione a queste tensioni. Perché? Ho bisogno di controllare queste tensioni, lo faccio attraverso questi interruttori, ma questi interruttori mi vanno a controllare le tre tensioni di polo. Banale ricavare la relazione. Elettrotecnica, VA0 questa tensione a quanto è uguale rispetto alla tensione di fase VAN? VA0 è uguale a VAN più questa tensione, è uguale a questa più questa, va bene? Quindi VAN più VN0, perché VA, il potenziale A, l'ho collegato al polo A e ovviamente mi devo riportare al riferimento che è 0, chiaro? La stessa cosa, VB0 è uguale a VBN più VN0 e VC0 è uguale a VCN più VN0. Va bene? Non ho fatto altro che applicare i principi di elettrotecnica. Questa differenza di potenziale è uguale alla somma di questa e questa tensione. Quindi ho espresso questo punto in funzione del riferimento, che è uguale alla somma di queste tensioni. Va bene? Se faccio la somma di questi tre termini, VA0 più VB0 più VC0, questa a quanto è uguale? È uguale alla somma dei secondi termini, quindi è uguale a VAN più VBN più VCN più tre volte VN0, ok? Ho fatto semplicemente la somma, primi termini e secondi termini, lo posso fare. A questo punto questa equazione cosa mi dice? La somma delle tre tensioni di polo, istante per istante, è uguale alla somma delle tre tensioni di fase, istante per istante, più tre volte la differenza di potenziale fra il centro stella e il riferimento. Ma questa quanto è uguale? Se il mio sistema è simmetrico ed equilibrato, la somma istante per istante delle tre tensioni di fase quant'è? È zero. Ok, quindi questo termine si annulla e quindi ricavo che Vn0 è uguale
un terzo di VA0 più VB0 più VC0. A questo punto posso andare a ricavare da queste equazioni, andando a sostituire VN0, i valori delle tensioni di fase, che sono quelle che mi servono. Io devo andare a controllare, vi ricordo, le tre tensioni di fase e le devo esprimere in funzione delle tensioni di polo. Quindi posso scrivere che VAN è uguale a VA0 meno un terzo di VA0 più VB0 più VC0. VBN è uguale a VB0 meno un terzo di VA0 più VB0 più VC0, e VCN è uguale a VC0 meno un terzo di VA0 più VB0 più VC0. Cosa rappresenta questo sistema? La risposta alla domanda che mi ero posto all'inizio. Io sul carico devo controllare un carico trifase, non ha senso di parlare delle tensioni di polo, non sono quelle che agiscono sulle singole fasi. Sulla singola fase di un carico messo a stella agisce la tensione di fase. Allora, la domanda che mi ero posto era qual era il legame fra la tensione di fase e lo stato degli switch o la tensione di polo? È questo qui. Quindi da qui, come vedete, ho il diretto legame fra tensione di fase e tensione di polo, e poiché ognuno di questi è legato allo stato degli interruttori, di fatto ho stabilito quello che è il legame fra la tensione sul carico e lo stato degli interruttori dell'inverter. Va bene? Ho creato il legame fra le tensioni che agiscono sull'inverter e sul carico. Ok? Chiaro? Ditemi se posso andare avanti. O volete che ricordo? Tutto chiaro? Allora, a questo punto vediamo di stabilire qual è il valore che possono assumere le tre tensioni di fase andando a accendere, chiudere e aprire quegli interruttori. Va bene? Sapete che i gradi di libertà che ho non sono... Questi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ogni interruttore può essere 0 o 1, quindi ha due possibilità. Però le combinazioni totali non sono 2 alla 6. Ricordate, perché abbiamo detto che in realtà lo stato di questo interruttore è legato allo stato dell'interruttore di sopra. Quindi le possibili combinazioni sono legate solo alle combinazioni degli interruttori superiori, perché gli inferiori sono legati allo stato dell'interruttore. Quindi significa che le combinazioni sono 2 alla 3, tutte le combinazioni che posso avere. Allora, cominciamo a vedere, in funzione delle combinazioni, quali sono le tensioni di fase che ho sul carico. Va bene? Allora, ci scriviamo qui S1, S2, S3. E qui ci scriviamo VAN, VBN e VCN. Allora, teniamo come riferimento questo, quindi guardiamo la struttura dell'inverter e teniamo come riferimento questa equazione, questo sistema di equazioni. Quindi faccio riferimento solo allo stato degli interruttori di sopra, perché abbiamo detto, se io dico che il primo interruttore, questo qui, chiamiamo S1, S2, S3, se S1 è uguale a 0, di fatto S1 meno quello che sta sotto deve essere uguale a 1 e viceversa. Ok? Quindi andando a definire lo stato degli interruttori di sopra, che sono quelli lì, di fatto ho vincolato anche gli interruttori di sotto. Va bene?
Allora, una prima combinazione potrebbe essere quella 0, 0, 0. 0, 0, 0 che significa? Come sto mettendo quegli interruttori? 0, 0, 0 significa che i tre interruttori di sopra sono aperti. Ok? 0 è la convenzione aperto, 1 chiuso. Se i tre interruttori di sopra sono aperti, prima di fare i calcoli, che tensione, con che tensione sto alimentando il carico? Se i tre interruttori di sopra sono aperti, i tre interruttori di sotto sono chiusi. Con che alimentazione sto imponendo al carico? Sto mettendo tutti in corto sul bus, sul meno del bus di C. Quindi corto significa differenza di potenziale 0, va bene? Vediamo se ci troviamo. 0, 0, 0 significa che questi tre sono chiusi, quindi V a 0 uguale a 0, VB 0 uguale a 0, VC 0 uguale a 0. Lo vado a sostituire qui dentro. V a N, se V a 0, VB 0, VC 0 uguale a 0, quanto è? È 0, quindi V a N uguale a 0, VBN la stessa cosa, sono tutti 0, quindi è 0, VCN è uguale a 0, va bene? Ok, quindi caso banale, quando apro tutti gli interruttori di sopra e chiudo tutti quelli di sotto, la tensione sul carico è 0, le tre tensioni di fase sono 0. 1, 0, 0, dobbiamo fare tutte le combinazioni. Un po' di pazienza. Allora, 1, 0, 0 significa S1 chiuso e quindi quello sotto aperto, S2 aperto e quindi quello sotto chiuso, S3 aperto e quindi quello sotto chiuso. Significa che V a 0 quant'è? Ho chiuso quello di sopra, aperto quello di sotto. V a 0 e V di C, va bene? V B 0 è 0, VC0 è 0. Quindi basta andare a sostituire qui dentro. V a 0 è uguale a V di C, quindi viene V di C meno un terzo, la somma di questi è V a 0 che è sempre V di C, 0 è 0, quindi sarebbe V di C meno un terzo V di C. Che fa? V di C meno un terzo V di C fa 2 terzi V di C. Quindi qui metto 2 terzi V di C. VBN è uguale a VB0, VB0 quant'è? È 0, meno un terzo della somma di questi, che fa sempre un terzo VDC, quindi VBN è meno un terzo VDC, chiaro? Meno un terzo VDC. VCN, VC0 è uguale a 0, meno un terzo VDC. Ok, è come VBN, meno un terzo VDC. Altra combinazione, 1, 1, 0. 1, 1, 0 significa S1 chiuso, S2 chiuso, S3 aperto. Quindi V a 0 è VDC, VB0 è VDC, VC0 è 0. Ok? Andiamo qua. VN, V a 0 abbiamo detto il VDC, VDC meno un terzo, la somma di queste tre tensioni quant'è? V a 0 uguale a VDC, VB0 uguale a VDC, VC0 uguale a 0, quindi sarebbe meno 2 terzi VDC. Ok, quindi sarebbe VDC meno 2 terzi VDC, che fa? Un terzo VDC. VB0 idem, perché VB0 uguale a VDC e qua è sempre meno 2 terzi VDC, quindi è uguale a un terzo VDC. VCN, VC0 è 0, meno 2 terzi VDC. Altra combinazione, 0, 1, 0. Solito discorso.
S1 aperto, S1 chiuso, S2 chiuso, S3 aperto. Quindi V A0 è uguale a 0, VB0 è uguale a VDC, VC0 è uguale a 0. Torniamo qua. VA0 è 0, quindi VAN a quanto è uguale? Nella combinazione 0, 1, 0, VAN a quant'è? Quant'è? Meno un terzo 12. Un po' di coraggio. VB0, VB0 abbiamo detto, poiché primo aperto, secondo chiuso, terzo aperto, significa l'unico differente a 0 è VB0, che è uguale a VDC. Quindi è uguale a VDC meno un terzo VDC. Quindi VC0 è uguale a VCN è uguale a VN. Ok? Perché 0 meno un terzo. Siamo passati. 0, 1, 1. 0, 1, 1. VN a quanto è uguale? 0, 1, 1 quindi significa primo aperto VA0 è uguale a 0. Secondo chiuso, quindi VB0 è uguale a VDC. Terzo chiuso, VC0 è uguale a VDC. VN a quanto è uguale? VA0 è uguale a 0. Quindi? Meno 2 terzi VDC. VB0 è uguale a VDC meno 2 terzi VDC, quanto fa? Un terzo VDC. VCN? Un terzo VDC. Zero, zero, uno. Poi rimasto 1, 0, 1 e l'ultimo 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vedete, mi trovo con le combinazioni perché sto facendo le combinazioni dell'interruttore di sopra. Quindi 2 alla 3 sono 8. 0, 0, 1, VN a quanto è uguale? 0, 0, 1, primo aperto, secondo aperto, terzo chiuso. Meno un terzo. Meno un terzo. VBN? Meno un terzo. Meno un terzo. Due UCN? Terzi. Due terzi. 1, 0, 1. Primo chiuso, secondo aperto, terzo chiuso, quindi VA0 uguale a VDC, VB0 uguale a 0, VC0 uguale a VDC. VN a quanto è uguale? VDC meno, qua sono 2 uguale a VDC, quindi VDC meno 2 terzi VDC e un terzo VDC. VB0, questo è uguale a 0. Qui ci sono due termini uguale a VDC, quindi meno 2 terzi VDC. UCN è 1, 0, 1, quindi è uguale a VN, no? Quant'è? Un terzo. Un terzo VDC. Ultima combinazione. 1, 1, 1. 1, 1, 1. Zero. La stessa cosa, vedete? Cioè io se le tre tensioni di polo o le collego tutte e tre qua o le collego tutte e tre là, la differenza di potenziale è sempre 0. Quindi significa che le tre tensioni sono nulle. 0, 0, 0. Questa è la tabella di corrispondenza fra gli stati dell'inverter e le tensioni di fase del carico. Quindi è la domanda
che mi sono posto all'inizio. La relazione fra gli stati dell'inverter e le tensioni di fase, che ripeto, nel caso dell'inverter monofase era diretto, cioè lo stato dell'inverter era legato alla tensione di polo, la tensione del carico era la differenza fra le due tensioni di polo, quindi c'era un legame diretto. Qui il legame non è diretto, passa attraverso la differenza di potenziale fra centrostella e il mio riferimento. Quindi bisogna fare tutte queste valutazioni per poter arrivare alla tabella di corrispondenza fra gli stati dell'inverter e le tensioni di fase. Va bene? Guardatevi un minuto quello che abbiamo fatto fino adesso. Vedete se c'è qualche dubbio, perché se c'è qualche dubbio non possiamo andare avanti. Tutto quello che stiamo facendo è finalizzato a capire come devo modulare l'interruttore di un inverter trifase, questo qui, per avere una determinata tensione sul carico. L'obiettivo, ovviamente, ho un carico trifase, quindi il mio obiettivo è generare una terna simmetrica di tensioni. Sappiamo già che non potrà essere una terna di sinusoidi, sarà una terna di qualcosa assimilabile a una sinusoide, o meglio, una forma d'onda di cui poi andrò a fare lo sviluppo in serie e potrò caratterizzare in termini di fondamentale e armoniche. Va bene? E poi si tratterà di giocare proprio con le armoniche e andare a stabilire delle tecniche di controllo per questi interruttori per cercare di avere la fondamentale e quella che voglio io, la sinusoide con cui vorrei idealmente alimentare il mio carico. E tutte le armoniche che purtroppo ci stanno devo cercare di abbatterne quanto più possibile o spostarle ad alta frequenza in modo tale che non vadano a incidere con la fondamentale, sfruttando poi le proprietà passa-basso dei carichi. Va bene? Questo è il mio obiettivo. Lo strumento è il controllo di questi interruttori, cioè devo andare a definire delle tecniche di controllo di quegli interruttori per avere sul carico una determinata tensione. Va bene? Queste si chiamano le tecniche di modulazione del convertitore, in questo caso dell'inverter. Modulare l'inverter, perché vi ricordate con il chopper, con l'inverter monofase, devo andare a modulare, quindi a imporre dei segnali di controllo ai miei interruttori per avere una determinata forma d'onda in uscita. Va bene? Quindi il mio obiettivo è quello di andare a determinare delle tecniche di modulazione, che sono le tecniche di controllo di quegli interruttori, per far sì di avere sul carico la fondamentale, che è la sinusoide che voglio imporre al carico, e poi abbattere quanto più possibile le armoniche che naturalmente si andranno a generare per il fatto che io non creo una sinusoide, ma creo una forma d'onda di tipo discreto, una forma d'onda affettata. Va bene, questo l'ho fatto nel caso del chopper, lo dovrò fare anche nel caso dell'inverter. Ok? Facciamo 2 minuti di pausa, poi riprendiamo.